Bella a tutti ragazzi, sono Davide, come tornati su Gameplay Channel e su Internet Café Supermarket Simulator. Allora ragazzi, eccoci qua, io stavo rinnovando una nuova postazione, poi vi faccio vedere ovviamente quello che ho fatto off camera. Stavo giocando da un 10 minuti e devo dire che abbiamo fatto veramente una fraccata di soldi, come vedete siamo a 10.000 e passa, perché praticamente ho aggiunto ancora roba all'interno del supermercato e adesso ovviamente ve lo farò vedere, quindi possiamo tranquillamente rinnovare una nuova postazione, cioè nel senso farne una uguale a questa, e vi faccio vedere prima cosa ho fatto. Intanto ho messo una pianta di quelle un po' più grandi, sempre che aumentano un po' l'ambiente. Ho messo queste lampade al centro perché il posto iniziava a essere un po' buio, quindi le lampade al centro devo dire che aiutano particolarmente. Tra l'altro sono quelle a 5 stelle, quindi vedete sono quelle LED, per cui anche queste devo dire che migliorano molto. Poi qua ho sistemato tutto lo scaffale delle bibite e dietro gli ho fatto un'altra metà con altre, madonna che spavento, con altre bibite che di là purtroppo non ci stavano, e poi a lato gli ho messo dei nuovi dolci, quindi le varie torte un po' come quelle su Supermarket Simulator. Poi qua abbiamo messo dell'acqua in bottiglia e del latte in bottiglia, perché ho svuotato i liquori che c'erano qua e li ho messi tutti qua, visto che ci stavano. Ho aggiunto anche questa birra premium in scatola, così ho messo l'altra birra, la birra BK, insomma la birra normale in bottiglia, quella premium in bottiglia, insomma tutte le birre si trovano per l'appunto qua, come potete vedere, così almeno le abbiamo tutte quante. Abbiamo diciamo così il reparto alcolici tutto strapieno, reparto frutta e verdura, quindi direi che tutto sta funzionando veramente veramente bene. Abbiamo una fraccata di gente perché viene veramente un sacco di gente e lo vedete già del resto dalla cifra, perché insomma stiamo guadagnando veramente veramente tanto, quindi è il caso adesso a questo punto di andare ad upgradare e concentrarci un attimino sulle postazioni. Tra l'altro, altra cosa che nel frattempo volevo fare, così aumentiamo ulteriormente la valutazione del nostro punto internet, è quella di aumentare ancora la velocità a 300 mega, quindi lo facciamo, spendiamo un bel po' perché spendiamo 5.000 e passa, però in teoria in questo modo insomma i nostri clienti del punto internet dovrebbero apprezzare ulteriormente tutte le nostre postazioni, perché ovviamente sono molto più veloci per quanto riguarda la linea internet. Vedo che comunque la valutazione non sale mai tantissimo, nel senso che comunque il punto internet rimane sempre sui 3,60 giù di lì, il supermercato era 4 passa subito dopo l'aggiornamento che ha introdotto appunto la valutazione supermercato, perché prima non c'era, no questa mi serve, chiedo scusa, ma successivamente si attesta sempre sui 3,9 3,92, poi sale e scende, ancora non ho ben capito per quale motivazione sale e scende la valutazione, cioè in base ai voti ok, però voglio dire il negozio è sempre quello, tecnicamente dovrebbero darci sempre più o meno gli stessi voti. Ho visto che alle volte capita purtroppo per sfiga che arriva il cliente nel momento in cui c'è il pavimento sporco perché la nostra pulitrice non si è ancora attivata e magari mi lascia una recensione a 2 stelle perché il pavimento è sporco, però non è che posso mettere 58 pulitori, anche perché insomma mi sembra veramente un po' sprecato. Però vedete, la pulizia è ok, ma a volte è rumorosa, cosa vuol dire? Però tutti gli altri, questi 5, la varietà dei prodotti va bene, sì qua era ancora una prima di mettere le cose nuove che ho messo, però vedete ad esempio quello a 2, il pavimento è un po' sporco e necessita di essere pulito, sì in realtà si era appena sporcato, quindi insomma devono dare un attimo di tempo alla nostra pulitrice che vada lì a pulire, povera crista, cioè non è che può vivere lì con la scopa in mano, e quindi vabbè, comunque non è un grande problema. Allora noi prendiamo intanto il tavolo, prendiamo ovviamente la sedia, prendiamo tutto ciò che possiamo prendere al massimo per quanto riguarda monitor e quant'altro. Qua abbiamo sempre il solito che è questo qua, la tastiera questo qua e il topo che è questo qua, perfetto, ordiniamo tutto, 6.259. Allora per quanto riguarda le pareti visorie, anche altri di voi mi hanno detto che hanno provato a metterle a tutte le postazioni ma non hanno visto nessun tipo di miglioramento per quanto riguarda prezzo diciamo così della tariffa oraria delle postazioni o miglioramento delle postazioni stesse, quindi credo che servano solo a un discorso estetico a questo punto. Però come
come detto, poi confermatemi ragazzi, perché non lo so, magari ci sbagliamo noi e c'è qualcosa che dobbiamo fare per metterle in maniera migliore, non lo so, diversa, boh, non lo so, io ho provato off camera anche a metterle diciamo un po' in tutti i modi, ma non sono mai riuscito a far migliorare nessuna postazione, quindi sinceramente non lo so, non credo che possano far migliorare più di tanto le varie postazioni, a meno che, fermati, no, mi sta venendo in mente una cosa che non ho effettivamente provato a fare, a meno che la postazione non vada messa così, ma vada messa così, cioè messa track trasversale praticamente, vedete? Può essere? Cioè messa così? Vediamo se è migliorato qualcosa nella postazione 6. Secondo me no, però vediamo, magari sì. No, non vedo nulla, cioè a parte il più 20% dato dalla piantina, per il resto non vedo sinceramente altri miglioramenti. Non lo so ragazzi, fate mess up per quanto riguarda sta postazione, perché sinceramente non l'ho capita. Io a sto punto la tengo così, messa lateralmente ma messa qua, in modo che per intanto mi divida un attimino internet dal supermercato. Poi in ogni caso qua in mezzo la vorrei mettere, perché tanto c'è lo spazio per poterla mettere. Anzi, tra l'altro scusate, intanto ne approfitto, faccio un attimo di prove, perché magari la potrei mettere, ad esempio, non ci riuscirò mai, ma seriamente mai, perché la potevo mettere ad esempio qua in mezzo, però mi sa che mi sa che devo spostare i tavoli, ragazzi, mi sa che devo spostare, scusami, t'ho bloccato l'uscita, zio, aspetta che te la sblocco, ok, perché quella là è ancora troppo vicino, mannaggia. Quella là purtroppo è ancora troppo vicino. Allora facciamo un attimo una cosa. Questa posso... Non era ciò che volevo fare in realtà, però vabbè, fa niente. Va bene, è uguale, no, non è un grande problema. No, perché a sto punto potrei eventualmente pensare... Ah, tra l'altro ho messo il pagamento del conto automatico, ecco perché sono già sceso con i soldi, come avete visto. Senti, facciamo una cosa, buttiamo via anche sta postazione che tanto sti cavoli, tanto adesso mettiamo quella sciccosa e ne mettiamo già un'altra, tanto impieghiamo ben poco a fare soldi, così le metto già ordinate come vorrei, almeno vi faccio vedere direttamente e vediamo se magari mettendo anche le pareti visori in altro modo possa cambiare qualcosa. Senti, io butto sta roba qua, ok, e poi la raccolgo dall'altra parte, perché sennò qua non riesco a fare un cacchio di niente, non riesco a fare. Piantina, stammi là, che tanto poi a te recupero dopo, e ok, quindi facciamo una cosa, allora metto prima la parete divisoria, ok, così almeno non abbiamo grossi problemi, ma c'è sempre questa qua che mi rompe le balle, mannaggia, eh sì, perché c'è questa qua che rompe i ball, ok, e allora a sto punto facciamo un'altra cosa, tirami via un attimo anche questa, tanto al momento abbiamo comunque il supermercato che ci fa guadagnare tanto ragazzi, quindi posso anche per... Oddio, ho ammazzato uno. Scusami, ti giuro che non volevo farlo. Sto a fa macello. Sto a fa veramente un macello, ragazzi. Scusate, non era mia intenzione fare una cosa del genere, ma a mali estremi rimedi. Vabbè, no, tra l'altro non mi funziona neanche così. Ok, quindi facciamo. Ma che cacchio di casino che sto facendo? Aspetta un attimo. Allora, Madonna, qua ho distrutto tutto. Allora, fai un attimo una cosa. Questa va bene, me la lasci così. Allora, questa te la piazzo così. Ok, questa me la rimetti qua. Perfetto, questo. Dove cacchio sta l'altro monitor? Allora, questa me la metti qua. Ok, perfetto. E questa me la metti qua. Oh, benissimo. Ok, e qua. E questa funziona. E ci siamo. Ok, quindi questa me la... spiazzi subito così al massimo, se me la dai al massimo, grazie, porca, è difficilissimo sta cosa. Ok, tieni la 43 e va bene, poi dammi sulla piantina e te la metto qua, buona, poi adesso sta roba tiramela via, tira via, ok, tira via anche questo, tira via, sto a fan casino ragazzi, che è veramente qualcosa di assurdo, dammi questa, oh là, perfetto. Perfettissimo, e te la metto così, buona, ottimo, così almeno c'è la sua postazione così, gli metto quell'altra messa ovviamente così,
Tac. Perfetto, questa è tutta quella vecchia, quindi non mi interessa. La piantina te la metto qua, ok. E adesso qua andiamo a mettergli tutta quella lì nuova, sciccosissima. Va bene. Devo comprare però... dov'è che ho messo? Ma mi manca roba. Ah no, perché qua mi sa che c'era solo il tavolo preso. Sì, perché tutto il resto della roba è fuori, già, che scemo. Non l'avevo mica ancora presa la roba. Ok, allora, mettiamo bene questa postazione così, ragazzi, almeno facciamo le cose ben fatte. Una volta per tutte, non sto lì a diventare matto. Tanto, ripeto, adesso stiamo guadagnando veramente tanto già solo col supermercato, per cui mi conviene sinceramente sistemare direttamente tutto con le postazioni nuove e andare a buttar via tutto il resto. E siamo a posto. Poi di queste lo so che non sono comunque quelle definitive, cioè nel senso che ce ne sono anche di migliori e lo so, però comunque io queste in ogni caso le posso sempre lasciare, poi eventualmente quando sblocchiamo quelle migliori vado a mettere anche un po' di postazioni migliori, ma queste le posso anche lasciare così, male che vada gli cambio solo il computer o poca roba, però tipo il tavolo piuttosto che la sede io queste le lascerei già direttamente così, al massimo poi man mano che sblocchiamo le cose facciamo le altre postazioni con le cose nuove o pian piano cambiamo le cose, però insomma adesso non ho più così fretta di buttar via tutto insieme, no? Posso farlo anche con calma, perché tanto queste comunque ci fanno guadagnare 51 e passa l'una, per cui direi che va più che bene, teniamo direttamente queste e siamo contenti così. Allora, questa c'è ancora il tavolo vecchio, il monitor e il PC potrebbe andare anche bene. La sedia teoricamente dovrebbe essere quella buona, solo il mouse devo cambiare, quindi possiamo fare eventualmente una cosa. Allora, questo me lo fai andare a riciclare, adesso portiamo via tutta la roba che devo riciclare, così almeno vado a vendere tutto assieme e mi faccio un altro millino senza grandi problemi. Per, no, la pianta mi serve, qua gliel'ho messa la pianta, sì, qua la pianta gliel'ho messa, perfetto, quindi buttamela un attimo lì, tanto tutta sta roba vecchia è inutile che la tengo lì, perché se no non le vado mai più ad upgradare queste postazioni e alla fine è un casino perché ho problemi di spazio, quindi tanto vale che, insomma, adesso che guadagniamo bene, facciamo tutto in una volta e via, almeno. Ovviamente, vabbè, non le faccio tutte adesso, ragazzi. Adesso abbiamo iniziato a fare queste. Era giusto per fare anche i divisori fatti bene, perché vorrei mettere un divisorio non solo così, ma anche uno o due laterali, in modo che ogni postazione sia completamente divisa a livello di privacy, perché magari le pareti divisore vanno messe così, cioè magari ne vanno messe due, una davanti e una laterale, perché effettivamente dici così non guardo né chi mi sta davanti né tantomeno chi mi sta di fianco, no? Potrebbe anche darsi che sia questo. Proviamo a metterle anche così e vediamo, magari effettivamente ci funziona e ci fanno migliorare ancora di più il punto internet e a quel livello a sto punto posso anche, come detto, poi non migliorarle più queste postazioni nuove, queste ultime che abbiamo messo, e vado poi a fare direttamente quelle che sblocchiamo successivamente, tanto poi andremo a sbloccare anche gli arcade, tutte le macchine, quindi poi penso che a livello di guadagno non sia veramente più un problema, di conseguenza stiamo abbastanza a posto. Devo raccattare vicino alla mia sedia, lì dove c'è il computer, una mazzetta di soldi che ha perso il tizio che ho ucciso con un tavolo in faccia. Dov'è? Eccola qua. Ok. Quindi vabbè, aveva 4 dollari e gliel'abbiamo anche inchiappettati. Bene così, che sempre sono soldi e vanno benissimo, dai, buttiamo via tutta sta roba. Ah, tra l'altro nel prossimo aggiornamento, ragazzi, dovrebbero ampliare, diciamo, la città, rendendo più spazi visitabili e dandoci anche la possibilità di comprare la casa. Non so a cosa possa servire, però ci daranno modo anche di comprarci, di cambiare casa, se non ero anche macchina addirittura, potremmo comprarci dei veicoli, se non ho letto male. Aggiornamento dovrebbe uscire a brevissimo, peraltro, per cui vediamo, come detto, insomma, gli sviluppatori lo aggiornano veramente veramente tanto e ci stanno lavorando veramente tanto, quindi insomma è una cosa assolutamente apprezzata e apprezzabile, come detto, rispetto a tanti altri titoli invece purtroppo sono stati abbandonati, nonostante magari anche il successo che hanno ottenuto, ed è un gran peccato. Quindi, visto che questo viene
insomma, gestito come si deve, come Dio comanda, noi ne approfittiamo e ce lo spippoliamo per benino. Vedete, 1052 anzi 1055, pardon, a riciclare il tutto, e lo facciamo così siamo a 6000, volendo già un'altra postazione nuova, la possiamo tranquillamente mettere. Però io prima di mettere la postazione volevo comprare a sto punto qualche altra paretina divisoria, almeno altre due. Quindi vediamo un attimo, muri, parete divisoria, io ne prenderei a sto punto, allora una è così, ne prenderei due piccole di queste qua, che tanto sono peraltro tutte 5 stelle come vedete, quindi non sono assolutamente un grande problema. Come detto, non capisco se sono solo estetiche o che cosa, però poi lo valuteremo. Tra l'altro queste postazioni qua, allora questa è già diciamo upgradata al massimo, tranne la scrivania e il mouse, quindi quella mi basta comprare una nuova scrivania a 4 stelle, 5 stelle, quel che l'è, e riusciamo a fare una cosa fatta veramente veramente bene. Quindi tecnicamente, se io questa gliela metto qua, dovrebbero apprezzare ancora di più, perché vedete, in questo modo è completamente isolata la postazione. Vediamo se effettivamente apprezza e se mi dà qualche tipo di bonus. Come detto, secondo me no, però non lo so, vediamo. Io ci provo, io ragazzi ci provo e poi lo valutiamo. Olè, guardate che figata, così è molto bella comunque da vedere, perché effettivamente abbiamo delle postazioni isolate, così chi va lì fa quel cacchio che vuole, non è, non si sente osservato da nessuno, ed è veramente veramente figo così, quindi mi piace tantissimo. Chiudi un attimo queste, vediamo se per caso, mi chiudi, grazie, se per caso ho aumentato qualcosa, ma direi di no, sono sempre tutte al 20%, io non vedo un aumento né di stelline, né tantomeno di prezzo, quindi non lo so. Come ribadisco, a chi mi ha detto nei commenti no, mi raccomando, prendi le nuove cose, scusami, ho tolto la sedia sotto le chiappe, ma devo prendere le cose nuove, così almeno facciamo una postazione un attimino più sciccosa. Quindi non lo so, a chi mi ha detto no, devi prendere appunto le cose, le pareti divisorie, perché ti aumentano un sacco. Boh, non lo so, io non vedo nessun aumento, come detto, sbaglio io qualcosa, e potrebbe anche essere, però non so, ditemi, nel caso ditemi voi. Allora, display di fascia alta, questo com'è? Sempre display di fascia alta, vero? Sì. Perfetto, quindi sì, è solo la scrivania e il mouse che dovevo migliorare a quella postazione lì, così almeno abbiamo una postazione che sempre mi fa decisamente più soldi rispetto a quell'altra. Però qua c'è questa che rompe le balle, porca miseria. Scusa zio, ti devi levare, però hai finito qua di fare ste cose? Senti, levati, grazie. Mo ma hai rotto tre quarti, eh. Senti, questa la butto qua, poi porterò a riciclare anche tutta sta roba, anzi portiamola già subito, così ci facciamo altri 500 e via, dai, almeno fatemi fare una cosa ben fatta anche lì, perché sennò è un casino. Tanto quel computer non mi sembra che fosse uno di quelli belli, vero? No, mi sa che forse è il secondo, no, è uno di quelli vecchi. Niente, forse il secondo che ho comprato, che è leggermente meglio rispetto al primo, però fa comunque schifo. La sedia idem come sopra, la possiamo tranquillamente buttare, qua penso ci darà ben poco, perché insomma è tutta roba che ho messo all'inizio, quindi avevamo pochi soldi, per cui erano proprio le postazioni quelle un attimino più bruttarelle, per cui va bene così, facciamo così, tac e tac. Vedete, adesso il supermercato è salito a 4,4, quindi vuol dire che le persone hanno, anzi 4,5 addirittura, le persone comunque hanno apprezzato l'aumento di merce che ho messo, perché comunque abbiamo messo tanta roba in più, i dolci, poi devo fare un'altra corsia con tutta la roba per la casa, candeggina, carta igienica, insomma tutte quelle cose lì, e anche questo penso che venga apprezzato parecchio dai nostri clienti, quindi buono. E per cui dai, poi piano piano, e ovviamente dovremo poi pensare al discorso di ingrandimento. Allora vediamo intanto di riciclare tutta sta roba. Vabbè, dai, ci ha dato 700 e passa, quindi buono, dai, non è assolutamente male, dai, non è male, va bene, va bene. Per cui questa l'abbiamo tolta, ok, quindi dove cacchio, ah qua. Per cui andiamo a mettere il tavolo a sto punto qua, la scrivania qua con l'altra parete divisoria, così almeno la parete divisoria ce l'ha già. Andiamo a mettergli la sua sedia iper sciccosa e gliela mettiamo così, perfetto. Gli andiamo a mettere il suo computer
ipersciccoso e glielo mettiamo così. Gli andiamo a mettere la piantina, tac, il suo monitor, tac. Vediamo se mi ci sta, ad esempio, così, perfetto. E mi manca a questo punto solo la tastiera, che dovrebbe essere... qual è la tastiera? La tastiera meccanica... Tastiera meccanica, sì, è la stessa. E come mouse, dove cacchio vado? Questo qua, che è il mouse da gioco, che è appunto quello un attimino più bellino. Ok, teoricamente anche questo PC7 mi dovrebbe dare 50 e passa euro. Aumentata al massimo, yes, oh sì, 51 e 68, perfetto. Quindi vedete che abbiamo già tre postazioni che sono comunque tutte e tre a 4 stelle complete, quindi va benissimo così. Poi toglierò anche questa, questa anche ha quantomeno il computer, sì, questo qua bello perché è lo chassis quello trasparente, quindi va bene. Sta piantina per adesso la mettiamo qua, perché tanto la scrivania da qua la tiriamo via, e questa la vendiamo perché tanto la scrivania è comunque meno bella rispetto a quell'altra che sto utilizzando adesso, quindi la possiamo tranquillamente togliere e andare a mettere, ok, e andare a mettere a sto punto quell'altra ancora. Allora, io farei giusto un'ultima postazione di quelle più belle, così da averne almeno 4 che ci danno praticamente 50 passa dollari all'ora. E non è male. Signorina, scusi, se deve levare le balle. Abbia pazienza, però, sti cavoli, dai, se si levi dal cavolo, perché io c'ho da lavorare, fatemi tirar via ste schifezze, almeno faccio una cosa fatta bene con... tutte le pareti divisorie, almeno per le prime 4 postazioni, però sta roba la devo tirar via perché sennò non mi fa piazzare la parete, quindi ok, così almeno gliele diamo già divise e tecnicamente dovrebbero insomma apprezzare notevolmente di più. Mi spiace solo per gli arcade che, come detto, richiedono un livello veramente abnorme, ma veramente abnorme. Ah, qua c'è uno schermo, quindi allora lo schermo... ah no, che cacchio ho fatto, scusami, lo schermo è di questa postazione, aspetta, è volato via, chiedo scusa, che forse quando ho tirato via la scrivania quella si è sminchiato tutto. Va bene, quindi tiriamo via la sedia, tac, aspetta, cavolo, devo rimettere il prezzo. Ecco, anche questo sì, questa è una cosa che dovrebbero sistemare nelle postazioni, perché ogni volta che vengono in qualche modo resettate... no, stavolta me l'ha tenuta la postazione, sì, no, stavolta me l'ha tenuta, ok, meno male che me l'ha tenuta, dai. Allora, il conto, come vedete, 2005 l'abbiamo pagato diretto, perché ho messo il pagamento automatico, se no tutte le volte mi rompevo le balle, tanto visto che alla fine stiamo guadagnando tanto, quindi... mi viene molto più comodo sinceramente fare il pagamento automatico che non star lì ogni volta a entrare nel computer a fare io il pagamento, che è una rottura di balle sinceramente, quindi preferisco far così. Come detto, no, mi spiace solo per il discorso degli arcade che richiedono un livello veramente alto del punto internet, mi sembra il 30 addirittura per comprare la prima, e noi siamo solo a livello 17, quindi tanta roba, devo dire, tanta roba, per cui... Vediamo non appena riusciamo a mettere anche gli arcade. Secondo me possono fare tanto anche gli arcade, secondo me gli arcade possono fare veramente veramente tanto. Allora, a me servono quindi muri di separazione, però aspetta, me ne serve uno lungo e due piccoli, sì, quindi uno lungo e due piccoli, solo che mi sa che la postazione non riusciamo a prenderla tutta e ho paura. Vabbè, no, in realtà sì, perché il computer ce l'ho già. Computer ce l'ho già, e quindi sì, potrei anche prenderla tutta tranne il computer, quindi fammi prendere anche già allora a sto punto la scrivania, vediamo quello che riusciamo a prendere, lo prendiamo e via. Allora, la scrivania e il computer abbiamo detto no, il monitor sì, ok, la tastiera sì e il mouse sì. Allora, tecnicamente sì, ce la facciamo tranquillamente, costa 4.000 qualcosa, ok, dai. Quindi possiamo mettere tutto. Allora, questa è la parete, quella mi sa corta. Sì, esatto, quindi dammi questa lunga che te la schiaffo qua. Ok, perfetto. Mamma mia, la perfezione. La perfezione. Quindi questa te la posso mettere così. Ok, almeno un po' storta. No, no, è stortissima. Fermati, è stortissima. No, la devo mettere... lo devo mettere in linea con questa, sì, se no viene fuori una schifezza. Ok, sì.
Così è decisamente meglio, decisamente meglio. Ok, mettiamo questa, quindi andiamo a mettere poi semplicemente l'altra parete messa così. Perfetto. E l'altra parete messa colà. Ok, quindi ci siamo. Però aspetta, fammi mettere prima il computer, se no è un casino. Dammi la scrivania che è qua, perfetto. Allora dammi questa, ottimo. Facciamo così, tac. Buono, mettiamo questa messa così, perfetto. Poi andiamo a mettere ho dimenticato la sedia io? Mi sa di sì. Sai che mi sono scordato la sedia, ecco perché è costata così poco. Mi sa che mi sono scordato la sedia, mannaggia, ci sarebbe questa di sedia. Vabbè, senti, prendiamogli questa, dai. Prendiamogli questa, poi ne compro un'altra, pazienza, dai, non è un problema, non è un problema, anche perché qua mi serve un computer, che questo è tutto il nero ad alte prestazioni, quindi mi serve per forza questo qua, vabbè. Adesso gli frego lì il computer e va bene, tanto come detto, a me interessava adesso avere almeno due postazioni, cioè quattro postazioni funzionanti a 50 e passa dollari all'ora. Questa era la cosa che mi interessava di più. Quindi le altre postazioni le posso tutte tranquillamente togliere. E sti grandissimi cavoli. Scusa, zio, ti frego il computer. Abbi pazienza, ma serve a me. Toh, vieni qua che è più figa la postazione. Paghi di più, ma sono fattacci tuoi. Sono fattacci tuoi. Ok, quindi mettimela così. Perfetto. Così sono 51,66. Questa 51,77. Sono riuscito a settarla leggermente più in alto, ma lì va un po' a culo perché. Non sempre si riesce a fare sta cosa, però va bene, va bene. Allora, quindi qua mi metti l'altra paretina e direi che siamo a posto. Va qua che figata che sta venendo fuori, ragazzi. Sta venendo fuori veramente, veramente bene. Ogni postazione ha la sua privacy, c'ha la sua piantina. Bello, 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 bello. Così mi piace un sacco. Quindi, sta roba qua poi anche a sto punto la posso tutta andare a vendere. Magari lo faccio io off camera. Tanto adesso avete capito come voglio impostare il nostro punto internet. Chiaramente l'idea poi è quella di dividere ulteriormente qua dietro, magari con un corridoio, in modo da dividere la parte dedicata al supermercato. Poi bisognerà vedere quando ci ingrandiamo, se ci ingrandiamo con tutta questa larghezza qua e andiamo quindi in avanti, come penso, se ci allarghiamo da questo lato qua, non lo so, non sinceramente. Non ho ben capito, allora da questo lato qua non credo, perché vedo che è chiuso, c'è un'altra abitazione, mentre invece vedete che è aperta la zona dietro, però non so se, non credo mi darà già tutta la zona, penso che sarà a pezzi, perché ho visto che negli ingrandimenti sono tante zone differenti da comprare, quindi bisogna vedere ogni volta che compriamo un ingrandimento quanto effettivamente ci ingrandisce rispetto a prima e soprattutto in che zona, quindi come su Supermarket Simulator, man mano che ingrandiamo, ragazzi, vediamo ovviamente di organizzarci di conseguenza, però comunque sia molto carino il tutto perché in ogni caso siamo riusciti a fare secondo me una bella cosa. Come detto, stiamo facendo un bell'ordine, abbiamo delle belle postazioni internet, devo dire, abbiamo anche aumentato la linea, abbiamo aumentato il nostro supermercato, quindi insomma dai, direi che sta andando assolutamente bene. Devo ordinare un po' di roba perché vedo che inizia parecchio a scarseggiare, sì, assolutamente sì, soprattutto nella parte delle bevande, quindi c'è bisogno indubbiamente di aumentare un pochettino, ma vedrò ovviamente di farlo io off camera. Magari off camera tiro via queste ultime tre postazioni che sono quelle brutte, così faccio due soldini e man mano mettiamo direttamente quelle belle che secondo me viene decisamente, decisamente meglio. Detto questo, ragazzi, quindi io vi invito a sostenere questa serie, mi raccomando, lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, il tastino cazzo di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!